Benvenuti in Cucina Consapevole, la cucina che vuole darti la possibilità di conoscere e scegliere un'alimentazione in armonia con la natura. Ingredienti di stagioni naturali, scelti e cotti tenendo presenti gli insegnamenti degli antichi e dei presenti saggi. Oggi vi voglio presentare un'idea interessante per creare un aperitivo per Natale, fatto in casa, o per una serata speciale. In inverno si devono evitare o consumare con moderazione gli alimenti che la sapiente medicina antica individua come freddo, tipo lo zucchero, l'alcol, la frutta tropicale e tutto il crudo. Viceversa, si consiglia di assumere cibi di natura calda. È il periodo in cui è indicato l'impiego regolare delle zuppe di cotture lunghe e al forno. Sarà utile consumare aglio e cipolla che riscaldano e zenzero che disperde il freddo. Tra i cereali saranno i più adatti il riso, il sorgo, il miglio e tra le leguminose i ceci, le lenticchie e i fagioli. Tra i frutti i più tiepidi sono le castagne e le mele, nonché la frutta secca come noci, mandorle, nocciole. Ed un po' di semi di sesamo e girasole, sempre tostati. Da prediligere anche il sapore salato, che non vuol dire aggiungere tanto sale marino. L'aggiunta di sale marino integrale deve essere moderata. Via libera però ai cibi considerati naturalmente salati, come avena, piselli, orzo e salsa di soia. L'idea di fondo è che in ogni stagione vada privilegiato uno dei cinque sapori: acido, amaro, dolce, salato e piccante. Questi sapori non corrispondono sempre al gusto. Come abbiamo visto, il salato della medicina cinese può non corrispondere a ciò che noi intendiamo per salato. È preminente la qualità energetica, non la sensazione. In inverno si predilige il salato quando l'organo rene è attivato, ma sempre senza esagerare, poiché in un sistema che si prefigge l'equilibrio, l'eccesso è sempre nocivo. Oggi vi voglio presentare un aperitivo per Natale, da stuzzicare insieme in allegria e salute. Un modo diverso di presentare l'albero, che fa subito Natale e rallegra la vostra tavola. Vediamo la ricetta per la pasta. 5 g di sale marino integrale, 90 ml di olio extravergine d'oliva, 100 ml di acqua minerale naturale, farina tipo 2 quanto basta, 30 g di semi di sesamo, una bustina di crema un tartaro. E per il sugo? Olio extravergine d'oliva, 3 cipolle tagliate a dadini, uno spicchio d'aglio, 5 carciofi al naturale, 100 g di mandorle tostate e frullate in crema. In una casseruola oliata mettete le cipolle e l'aglio e fatele appassire. Salate e se necessario aggiungete un po' d'acqua. Cuocete per 15 minuti o finché risulti molto cotta. In un frullatore portate a crema le mandorle tostate con un po' d'acqua. Deve risultare una crema setosa ma densa. Unite la crema alle cipolle e tagliatevi i carciofi a piccoli pezzi. Saltate per qualche minuto per amalgamare tutti i sapori. Nel frattempo, in una ciotola unite l'olio extravergine d'oliva, l'acqua e il sale ed emulsionate bene. Aggiungete la farina quanto basta per diventare un impasto solido ma facile da lavorare. Stendete una sfoglia spessa 3 mm. Con una rotellina ritagliate un triangolo. Con uno stampo di cartone o, se vi viene meglio, con uno stampo che fate voi. Il mio triangolo a base 20 e altezza 30 cm. Poi sta alla vostra fantasia. Farcite questo triangolo avendo cura di lasciare uno spazio in mezzo libero, senza farcire e i bordi liberi. Stendete una seconda sfoglia di spessore 3 mm e con lo stesso stampo ritagliate il triangolo. Riponetelo sopra il primo triangolo farcito, chiudete bene tutto il bordo con una forchetta, creando così un bel disegno.
al centro del triangolo in maniera verticale, fate la stessa cosa, creando così il tronco. Ora creiamo i rami, che saranno i nostri stuzzichini. Con la rotellina tagliamo 10 strisce da 3 cm, lasciando il tronco centrale intero. E poi rigirate su se stessi, pronta da infornare a 160 gradi per 30 minuti. Sfornatela e spennellatela con un po' di olio di extravergine d'oliva. Se il video vi è stato d'aiuto, mettete un bel mi piace e diffondete alle vostre amiche. Così potete dare loro idee interessanti per Natale o una bella serata. In una società sana tutti stiamo meglio e viviamo sereni. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così resterete aggiornati per la visione di tutti i nuovi video, le live e le pillole di consapevolezza. Se preparate la ricetta, taggatemi su Instagram con @cucinaconsapevole. Ne sarei orgogliosa. Buon tutto!